Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi ho una grande novità da farvi vedere. Difatti, grazie a mio padre, che come al solito mi aiuta in questa mia passione come nessun altro, ho finalmente una barca nuova. Non proprio nuova, però ho finalmente una barca. Volete sapere dov'è? Lì. Andiamo a vedere. Non è sicuramente una bus boat, non aspettatevi chissà cosa, però lì ci sta in macchina, comoda. Andiamo a montarla. Non so fino a che punto siete arrivati col filmato, perché mi si è stoppata la macchina. Siamo ufficialmente pronti a partire. Volevo fare l'inquadratura figa del montaggio con due cam, ma mi sono dimenticato l'SD della GoPro a casa, perciò niente. Provo a avvicinarmi al fiume, dai, al fiume, al lago. Non è stato semplice perché pensavo che il livello fosse più alto e volevo salirci da lì, però ce l'abbiamo fatta. Vado in barca da una vita, ma questo affare qua mi sta terrorizzando. In piedi è assolutamente impensabile andarci. Va come un treno, se dico qua è meglio. Sono al contrario a remare, ma la stabilità è migliore. Rispondo a mia moglie prima che mi dia per morto. Ovviamente non potevo lasciare a casa tutto. Mi sono portato una canna da casting e mi ha regalato Lucky Sock, la mia rana fortunata d'inizio stagione. Non l'ho costruita io, però non vuol dire. Non sono più capace a lanciare a casting. Mamma mia, se è basso il livello. C'ho una
voglia estrema di alzarmi in piedi, ma sono sicuro al 99% che mi cappotto. Ciò lasciamo pure perdere. Minchia, che carpa! Che spettacolo! Sto pericolosamente avvicinando a riva. Con un po' di attenzione anche in piedi è utilizzabile. La cosa che mi sta preoccupando seriamente è che questo lago era infestato di bass e li facevo già parecchio tempo prima rispetto al periodo in cui siamo ora. Siamo in pieno prefrega e non vedo assolutamente niente. Ora capisco perché montano i motorini elettrici, stare fermi. Spostiamoci, che scomodità remare così. Penso di aver capito dove possano essere i bass. Allora, questo qua è un lago privato, come vi ho già detto nell'altro video, e solo io ho il permesso di venirci. Lì vedo 1, 2, 3 picchietti sulla sponda, lì c'è uno sgabello. Il problema è che so anche chi sono, ho già avvertito il proprietario, ma purtroppo con certe persone c'è veramente poco da fare. Posso garantire che un paio di anni fa a quest'ora ne avevo già fatto almeno 7-8. Non pesci da record del mondo, ma se era un bass era grosso, ma veramente grosso. Più probabile che fosse stata una carpa che prendeva il sole e che si è spaventata, perché quello solo poteva essere il mio nuovo record. Ho appena visto una cacciata in quella zona lì. Sento anche chiaramente un cinghiale in quella zona lì, un po' troppo vicino alla mia macchina. Non so se vi ricordate l'ultima volta com'è andata, vi metto il video qua sopra. Eravamo proprio qua, proprio in questo posto qua. La cosa migliore è che non ho portato nient'altro per pescare. Non ho un crank, non ho un niente, solo questa. Tanta era la confidenza in questa piccola ranetta. Sento qualche cacciata ogni tanto, ma non vorrei che fossero persici sole, perché mi sembrano veramente piccole come cacciate. No, no, dimenticavo. Dimenticavo questa comodità. Se non mi rovescio in acqua. Ora mi sono ingrovigliato sulla barca, siamo liberi, liberi come il vento. È arrivato Pichi, mi ha dato una mano a tirarla fuori. Ho nascosto un attimo la videocamera perché sono arrivati quelli che vi dicevo prima, fanno il cazzo che vogliono e via, e non c'è verso di cacciarli. Ho avvertito il proprietario, ma se li manda via gli fanno i dispetti ai trattori e ai mezzi che c'è qua sotto, quindi così c'è la vi. C'è qualche lancio dalla sponda. Non mi far rimettere la barca in acqua, sganciati.
a dirti che facevo in un'ora 15-20 bus qua. C'erano due dietro, ma sono microscopici. Chiedo scusa se ho finito il video un po' bruscamente, ma queste cose mi fanno un po' cazzare. Comunque, è un oggetto interessante. Sono partito convinto di tenerla, perché questa che avete visto in realtà era una prova. E non so, vorrei provare un Bellybot a vedere un po' com'è la sensazione e capire quale dei due va meglio per le mie esigenze. Questa è comoda, nasce come un tender, quindi arrivi con la tua barca a vela vicino alla spiaggia, ti monti questa e vai in spiaggia. Il porto per la pesca non è il massimo, ovviamente non è il suo utilizzo. Come al solito qua sotto trovate tutti i link utili, link alla mia wishlist, il link degli oggetti che uso negli altri miei video, quelli di costruzione. Per qualsiasi cosa vi linko anche le mie pagine Facebook e Instagram, così se volete scrivermi potete farlo. Direi che è tutto, ci vediamo venerdì con un video di costruzione che inizierò a registrare esattamente in questo momento. Ci vediamo venerdì col prossimo video.